sia tanto contento della partita, soprattutto della squadra vista dopo i primi 15 minuti quando era avanti 2-0? Beh sì, perché poi siamo diventati troppo passivi e abbiamo lasciato giocare l'avversario. Meno male che Plizza ha salvato il risultato con la parata, se no. Io l'ho detto che loro non sono squadra scarsa, che ci metteranno in difficoltà, è successo. Ma perché il Pescara ha smesso di giocare, secondo lei, Zeman? Ma noi poi andiamo tutti dietro e lasciamo spazio davanti a loro, quindi possono giocare quello che vogliono. Io vorrei l'aggressione di centrocampisti e di attaccanti avanti e la difesa che li segue. Se non lo fa siamo in difficoltà sempre. E cosa è mancato di questo? Tutto questo, la difesa deve stare più su, i centrocampisti devono attaccare la palla e attaccanti devono prendere riferimento. Era contento di come stavano giocando Tungov e Dagasso, due mancini nel primo tempo? Sì, a parte i gol di Tungov, poi loro hanno fatto più su la difesa e quindi mi stava bene. Franchini è l'unico giocatore per caratteristica ad attaccare tanto con la corsa alla profondità. Sarà utile? Sì, anche lui. No, spero che sarà utile, così come si è vista la prima partita, dopo pochi giorni che sta con noi. Va bene fisicamente, tecnicamente, magari non capisce che cosa deve giocare, però si è dato da fare. Le è piaciuto l'ingresso di Cangiano e poi se ci può dire cosa ha fatto, perché ho visto che ci ha parlato quando è uscito. Sì, ha fatto bene all'inizio, poi è uscito perché ha detto che stava male, che ci veniva da vomitare e quindi c'è qualche virus dentro. Una domanda da studio, non so, di Massimo Profeta o Fabio Ferraresi. Fabio. E salutiamo Zeman. La fa Fabio. No, io al mister, come mai oggi è venuto così in ritardo? Si è fumato quante sigarette? 3-4? Chiede Fabio Ferraresi, che la saluta, e la saluta anche Massimo Profeta, come mai è arrivato così in ritardo, si è fumato 3-4 sigarette? No, solo due. Solo due, perché è arrivato in ritardo? Perché ho fumato due sigarette. L'ultima la spendiamo sul Sestri Levante, che ha vinto il derby con l'Entella, se l'aspettava? A sorpresa, sì. Si pensava che Entella ha fatto buona squadra e che oggi hanno due punti che sono pochi per loro. Farà turnover? E devo cambiare qualche cosa, già ho cambiato 5 oggi e non mi hanno portato grandi risultati. Ma come sta Loi e chiudiamo? Loi è stato fermo 4 giorni e quindi... No, e quindi per me non era pronto, e spero che per la prossima sarà a posto.